Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, primo episodio per la nostra serie di Hacking's Tale Final Fantasy XV. Mentre selezioniamo una nuova partita di difficoltà normale, vi spiego che cos'è Hacking's Tale Final Fantasy XV. Ovvero, semplicemente, un minigiochino 16 bit del tipo beat'em'up, cioè un picchiaduro action a scorrimento orizzontale, nel quale vestiamo i panni di Red Regis che affronta delle avventure con dei suoi amici. Il tutto comincia dalle stanze del principe Noctis, ovviamente nella cronologia quando era bambino, e del padre Red Regis che gli racconta una storia. Allora, che favola vuoi che ti legga stasera? Quelle del libro le conosco già tutte, papà. Raccontami una storia dove sei il protagonista. Potrei raccontarti una delle mie avventure da ragazzo, ma non sarebbe all'altezza di quelle del libro. Allora inventane una, voglio una storia nuova. Affare fatto. Dunque, tutto ebbe inizio molto tempo fa, proprio qui ad Insomnia. Insomnia, centro città, un uomo d'azione. Quindi è qui che inizia la nostra avventura. Di gameplay il gioco è estremamente semplice. Con quadrato abbiamo degli attacchi rapidi, con triangolo degli attacchi potenti, con cerchio abbiamo lo shield bash, cioè il colpo di scudo, e con X si può fare una capirola. In sostanza, di base, questi sono i comandi base iniziali di Hacking's Tale Final Fantasy XV. La città era in tumulto. Eravate sotto attacco? Sì, ma non erano comuni soldati. Perché diavolo Wescam mi ha mandato a chiamare a quest'ora? Dove si sarà cacciato? Boom! Che cos'è stato? E di qui iniziano ad arrivare i primi nemici. Dannate bestie, ovviamente sono in realtà tutti demon o comunque sia mostri che in un certo senso già conosciamo per la nostra avventura in Final Fantasy XV, come i Ronin, gli Yaguaro, eccetera eccetera, gli Actus e così via. Qui il gioco ci spiega i comandi base come quadrato pendente, triangolo montante e cerchio colpo di scudo. Quindi mettiamo semplicemente il primo Ronin con una serie di quadrato, tutto qui. Recuperare i PS, alcuni nemici fanno cadere del cibo quando vengono sconfitti, raccoglierlo per recuperare immediatamente i punti salute. Tutto qui. Inizialmente non dovremmo far altro che premere ripetutamente i tasti anche per prendere confidenza, dove lo scudo si può mettere a far danno e stordire il nemico, e con triangoli si possono rompere per alcuni nemici la loro guardia e fare altri danni extra. I mastri Ronin bloccheranno sempre i tuoi fendenti e i tuoi colpi di scudo, falli abbassare la guardia con un bel montante. I mastri Ronin sono Ronin ma col cappotto rosso, quindi diversi da questi qui iniziali blu. E ovviamente si possono anche combinare i tasti in quadrato triangolo cerchio per eseguire combo diversi, tipo doppio guerra del triangolo, dovremmo essere in grado più avanti di scagliare il nemico in aria e poi fare altri attacchi. Questo qui di fronte a noi è il mastro Ronin, il quale con triangolo gli rompiamo la guardia, e poi continuiamo sempre con triangolo ad affondare i vari colpi, così da eliminarlo. Quindi vedete che è un gioco molto action, molto dinamico, molto attivo, a tratti chiaramente ripetitivo, ma è anche carino vedere cosa succede di storia, quali sono i vari nemici, come si combattono, e anche informarci tramite i dialoghi per quanto riguarda un frammento della storia di Final Fantasy XV che il gioco base non racconta. Quindi è comunque un'esperienza chiaramente che espande le nostre conoscenze e i nostri orizzonti in Final Fantasy XV. Ovviamente sconsiglio il semplice giocare questo mini titolo a sé, non perché sia brutto, ma perché non porta nulla in realtà di interessante. Quindi continuiamo ad eliminare i nostri Ronin sempre col triangolo ed avanziamo. Ricordate che ogni mostro in realtà ha la sua combinazione di tasti più giusta di altre per essere sconfitto. In questa serie esaminiamo mostro per mostro e vi spiego per bene come si affrontano. Non è possibile, come hanno fatto ad oltrepassare le nostre difese? Con X facciamo una capriola per prendere il nemico alle spalle. Tipo in questo caso, vedete? Quando compaiono quelle tre linee gialle, quei tre fulmini gialli sulla testa del nemico, lui sta per affondare un suo colpo, un attacco. Noi con X gli passiamo alle spalle con una semplice capriola e lo prendiamo appunto da dietro. La stessa cosa ovviamente vale anche per i mastri Ronin e per tutti i vari nemici che per l'appunto andiamo di volta in volta ad affrontare. Che tutti quanti si muoveranno eventualmente il loro attacco veloce o attacco caricato con questo tipo di animazione, quindi con questi tre piccoli fulmini gialli sulla testa. Abbiamo raggiunto il primo checkpoint e continuiamo ad avanzare sempre sulla destra. Un gran brutto presentimento. Con cerchio possiamo fermare i Pyros con un fendente o un montante, ma diventeranno più grossi come tutti i Pyros in ogni Final Fantasy. Falli volare via con un colpo di scudo, ma fai molta attenzione a dove atterrano, quindi con cerchio eliminiamo subito il problema, però dobbiamo stare attenti a dove iniziamo il colpo. Possibilmente è bene scagliarli contro altri nemici, così da fare danno aggiuntivo.
Vedete il doppio quadrato e il triangolo, furia crescente mandiamo in alto, a mezz'aria ancora doppio quadrato e un triangolo e riatterriamo col colpo di razzo. Speriamo ancora a eliminare velocemente tutti i vari nemici. E così siamo morti. Come l'impressione che non sia finita qui. E la prima parte del primo stage, cioè del primo livello, è completata. Per la seconda parte, insomnia vicoli, a mali estremi, estremi rimedi. Continuiamo sempre a avanzare sulla destra finché spero che Westcam non sia nei guai. E di qui altri Ronin. Come vedete, inizialmente i nemici sono piuttosto semplici, sono sempre gli stessi, anche per darci modo di prendere sempre più confidenza col gameplay. Ed ecco a voi Regis e i suoi giochi di destrezza. Quindi abbiamo delle combo nuove, per l'appunto come spiegavo poco fa, furia crescente si fa con due volte quadrato ed un triangolo, lanciando così il nemico in aria. Ripetendo ancora due volte quadrato triangolo c'è lo schianto aereo, con due volte quadrato cerchio c'è la carica aerea, proveremo a fare entrambe. Quindi doppio quadrato triangolo, furia crescente. Adesso facciamo la carica, c'è il cerchio finale, e c'è per l'appunto il colpo con scudo che getta a terra. Wow, hai continuato a colpirli mentre erano per aria? Esattamente. Ricordami di insegnartelo quando sarai più grande. Vedete anche come ci sono tante piccole battute e tanti piccoli riferimenti per l'appunto a Final Fantasy XV, cose che possono strappare un sorriso a chi per l'appunto ha vissuto l'esperienza di Final Fantasy XV. Per questo vi dicevo pochi minuti fa, non ha molto senso giocare questo giochino beat'em up se non si è almeno a conoscenza delle vicende del gioco vero e proprio Final Fantasy XV, al di là anche del discorso del film magari, però per l'appunto è comunque divertente ma perderebbe un po' di senso, tutto qui. Ancora, aspettiamo che il cross esplode perché per l'appunto possiamo colpirlo e farlo esplodere noi in maniera manuale oppure fa tutto in maniera automatica quando gli passiamo vicino. Quindi può fungere per l'appunto a mo' di granata oppure può funzionare come una mina la sua esplosione in base anche a come è più comodo a noi, se siamo bravi. E ora anche i demon? È raro vederli di giorno, sembra quasi che siano in trance. Infatti di solito ci sono di notte. Ok, questo tipo di demon qui, cioè lo scheletro bianco, che poi ce ne saranno anche altre versioni, rompe molto le scatole perché dopo alcuni attacchi tende a parare, vedete, appunto la copertura sul braccio lo utilizza come scudo. Cosa facciamo quindi? Schiviamo alle sue spalle, gli facciamo furia crescente e poi lo atterriamo così come vogliamo noi, indipendentemente da quanti nemici ci sono insomma da affrontare. Quindi vedete che in realtà non è difficile. Sistema di attacca, schivata, furia crescente, come riesco, perfetto, e colpo a terra. Anche qui altri consigli, scheletri. I mastri scheletri, quindi non quelli bianchi ma quelli rossi, possono contrattaccare i fendenti e montanti, usa un colpo di scudo per fargli abbassare la guardia. E in alternativa funziona anche la stessa tecnica della furia crescente. Quindi va bene un po' più di un metodo, più di una strategia, sono comunque sia efficaci. Vi consiglio sempre di andare più con questo tipo di approccio aggressivo che non troppo riflessivo a controbattere attacchi o altro, perché quando ci saranno molti nemici su schermo sarà anche complicato riuscire a gestirli tutti. Questo tipo di mastro scheletro è molto bastardo perché vedete, con un colpetto davanti lui para e contrattacca subito e ci fa del danno, quindi aspettiamo sempre che attacchi lui, furia crescente e lo gettiamo a terra, schiviamo ancora, furia crescente e lo gettiamo a terra e grosso modo è tutto, viene sconfitto molto velocemente. Di qui semplicemente andiamo a ripassare e ripetere tutte le tecniche che abbiamo preso prima, quindi semplicemente il combo di quadrato, quindi tre volte quadrato, tre volte triangolo, schivata capriola con X alle spalle, furia crescente, quindi due quadrati, e a mezz'aria due quadrati di triangoli, a mezz'aria due quadrati triangoli. Con tutti questi tasti sto diventando deficiente, e va bene così. Quindi, schivatemi ancora, e questo è il bello del beat'em up. Appunto, sfogare tutta la rabbia spammando tasti un po' a casaccio, un po' con criterio.
Ok, possiamo anche andarci di scudo e vedere come si può ovviamente controbattere il suo attacco. E poi andare semplicemente di colpo. Però in questo modo mi sembra ci voglia molto più tempo che non semplicemente schivare. Furia crescente e attacco giù. In schianto. Ok, altra ondata, qui approfittiamo anche di Gyros per fare leggermente prima. Ci atteniamo prima su Ironin e Mastro Ronin, che eliminiamo le prime minacce semplici. Recuperiamo anche un pochettino la zona di combattimento. E poi andiamo sui Mastri Schietti. Ma dove si sarà cacciato Wescam? Com'è possibile che tutto questo sia accaduto proprio sotto i nostri occhi? Non riusciremo mai a sconfiggerli tutti in questo modo. Vediamo la vita e andiamo ancora a destra. Tanto direi che l'avanzamento è sempre verso destra. Ma papà, e la magia? Calma figliolo, ci stavo arrivando. A mali estremi, estremi rimedi. E il gioco ci spiega che tenendo premuto il tasto R1 potremo utilizzare delle magie di base. Tieni premuto per caricare una magia e rilascia per lanciarla. Più a lungo carichi una magia, più sarà potente. Per ora abbiamo soltanto la magia di ghiaccio, quindi trio, carichiamo a per 3 e lanciamo. Vedete che così facendo, ovviamente facciamo del danno, per quanto riguarda trio siamo anche in grado di rallentare di molti nemici. Ovviamente l'indicatore in basso a sinistra si è scaricato, dobbiamo poi recuperare tramite degli oggetti portati dai nemici, dei consumabili, la carica magica. Per l'appunto il Ronin ha lasciato qualche cosina, che è tipo un'animella azzurra che ci dà punti magia. Che forza papà, puoi dirlo figliolo. E andiamo ancora sulla destra. Anche il Ronin, vediamo sempre prima chiaramente i nemici più semplici, focalizziamo sempre gli attacchi senza sparpagliare mai troppo il nostro damage output, c'è cioè il danno che possiamo fare, così da eliminarli in fretta ed avere meno minacce presenti su schermo. Quindi vedete che per tutti i giochi action, GDR, beat'em up, picchiaduro, platform o quel che sia, vale sempre la stessa regola: eliminare più in fretta possibile i nemici partendo da quelli con meno vita o più semplici da picchiare, per poi concentrarci sui nemici rimanenti come fossero i mini boss. Quindi stiamo molto attenti a schivare delle belle combo potenti ed eliminiamo anche loro tutta tranquillità. Gelo. Puoi rallentare i vari nemici con la magia di gelo, così avrai più tempo per pensare a una strategia. Alla lettera il mana per fare un incantesimo di gelo, non ce l'abbiamo, quindi andiamo avanti così. Gyros. Ci ha preso il pieno, quella è l'ammella, ma prendiamo. Possiamo anche tentare di lanciare gelo, ma se non c'è almeno un sedimento disponibile, l'incantesimo non può essere lanciato. Chiaramente più carichiamo, più sarà forte, però dobbiamo anche avere il mana con noi per lanciare qualcosa di più potente, altrimenti vedete che è un crio semplice, fa poco danno però intanto rallenta. E rallentandoli chiaramente li possiamo liberare un po' di più del solito. Ok, ennesima ondata. Facciamo sempre la Ronin e Gyros, che sono velocissimi da eliminare. Possiamo anche fare danni extra. Perfetto. Prendiamo lo scheletro. Ok, quindi mi sembra anche che con il doppio quadrato cerchio a mezz'aria siamo in grado di lanciare un nemico contro un altro, e non è una cosa brutta. Comunque sia, li stordiamo quando atterrano, per cui non facciamo danno come fosse triangolo, però li lasciamo in balia di altri colpi. Non resisterò ancora a lungo, devo trovare Wescam, ora! E anche la seconda parte del primo stage è completata. Insomnia, periferia, un amico in difficoltà.
Andavo nuovamente il mana e tutta la vita. E qui una mela di budini. E poi mi sono ritrovato circondato da centinaia di budini. Eh? Sto scherzando, non erano poi così tanti, ma sono riuscito a togliermi l'appetito per un bel po'. Quindi comunque una marea di budini. Allora, questi budini che vedete sono rossi, quindi già ci fanno pensare ad un elemento per cui fuoco col ghiaccio muoiono veramente molto molto in fretta. Va bene anche una perdita da loro, vedete che non muoiono in gran quantità. O altrimenti possiamo picchiarle a mano, però ci vorrà molto di più. Nella prima fase si sdoppia, nella seconda fase possiamo eliminare i più piccoli budini che restano. Consiglio ovviamente laddove abbiamo possibilità di andarci sempre di mana, quindi di gelo in questo caso. Ovviamente più avanti, essendoci tanti nemici diversi e combattimenti sempre più vari ed impegnativi, il budino vi consiglio di tenerlo proprio come sfogo di quadrato semplicemente. Lo si picchia un po', si recupera mana e poi si faranno altre cose dopo picchiandolo. Si approfitta come, diciamo, mezzo di tramite per attivare altre abilità. Ancora per capire che abbiamo subito, si fa un tiron. Il Pyros gigante lo lasciamo subito contro qualche nemico, vedete che più è grande più fa danno, da base 100 fino a 250. Andiamo ancora su Ronin. Possiamo anche andarci di stordimento con lo scudo. E ancora Pyros. Però i budini fanno un danno base e basta, niente di particolare. Quindi sono buoni anche da usare i Pyros, però diciamo non sono fondamentali. Quest'altro piccolino e poi un incantesimo di ghiaccio sull'altro virus rimanente. Maestri Ronin e Maestri Scherzo. Il tema dei Maestri Ronin sono un pochino più semplici, ricordiamo sempre che bisogna spezzargli la guardia con triangolo e poi da lì possiamo fare quello che vogliamo. Una volta che la guardia è abbassata sono in balia dei nostri colpi. Attenzione chiaramente a questi tre tutti i ceffi. Lasciamo così ci sono più un bel lavoro. Uno è andato. Sistemiamo anche l'altro. E poi l'ultimo. Ok, altri nemici. Non sanno proprio quando arrendersi. Dov'è Wescam? E alla fin fine arriva il nostro primo amico. Proprio qui, Sire, ai vostri ordini. Ah, il mio fedele scudiero. Vedo che non hai perso la tua vena teatrale. Giammai. Andiamo. Diciamo che, in un certo senso, tra 100.000 virgolette, apri e chiudi parentesi, Wescam è in un certo qual modo, sempre passatemi il termine, l'Ignis in Final Fantasy XV per Noctis della nostra storia che abbiamo già vissuto insieme. Quindi Wescam è un po' l'alter ego in un certo senso di Ignis, però sono comunque molto molto diversi, sia per stile di combattimento che per storia che per carattere chiaramente. Ok, adesso abbiamo un nuovo comando che è molto molto utile. Praticamente dopo aver combattuto un po' i mostri, dopo alcuni nostri attacchi, per l'esattezza credo una combo da 8 almeno, possiamo chiamare con triangolo più cerchio Wescam. Ce ne accorgiamo perché in basso a destra l'iconcina del nostro amico si illumina, quindi è anche facile da riconoscere. Questo ci aiuterà sia ad eliminare più in fretta i nemici che a caricare la panoplia, quindi la barra sotto che per ora è a metà sul giallo che poi diventa rossa, col quale eseguiamo un attacco speciale singolo o di gruppo. Poi vediamo di volta in volta quello che succede. Quindi iniziamo a picchiare il Roin, che è quello che si fa picchiare un po' più semplicemente. Poi partiamo agli scheletri appena pronti e prendo il cerchio, vedete, lui spara e fa questa mossa qui. Con L1 andiamo di panoplia. Quindi utilizziamo il nostro compagno nell'attacco di gruppo, perché appunto abbiamo chiesto la sua partecipazione, e poi andiamo noi. Un consiglio grandissimo che posso darvi, ragazzi: appena potete utilizzate sia l'intervento del compagno che la panoplia qualora sia disponibile, perché dopo pochi secondi o dopo aver ricevuto un colpo la panoplia si scarica completamente, e se per l'intervento dell'amico non è proprio un grosso problema perché a breve si può riattivare, per la panoplia ci vuole un po'. Quindi mi raccomando, appena la barra diventa rossa, utilizzatela, non vi fate scrupoli. Poi vi dà
anche come sia comodo utilizzare i compagni per eliminare eventualmente i budini, proprio perché con un colpo del nostro compagno muoiono immediatamente, rilasciano chiaramente gli incantesimi che andiamo ad utilizzare in gran quantità adesso. A massima potenza e via. Abbiamo congelato un po' tutti. Torniamo sempre sui rossi, uno di altro. Due sono stati sconfitti col Pyros. Perfetto così. E poi nostri scheletri. Primo dato. Stiamo al secondo bianco. E poi l'ultimo rosso. Panove adesso e via. Qui si vede anche come il combattimento diventa un pochettino più tranquillo, maggiormente gestibile e anche più divertente da vedere, anche perché queste sequenze offrono un attimo di stacco mentale per far riposare il pollice che altrimenti esplode a forza di premere tasti a macchinetta. Prendiamo ancora Wesga e si continua così. La prossima anche partita del Ron, come sempre. Così facendo abbiamo la possibilità di chiamare ancora Wesga e di caricare più in fretta la palla. Vedete come con un colpetto non è completamente svuotata, quindi bisogna stare anche molto attenti a come ci si comporta e come si segue il gameplay. Ovviamente possiamo picchiare anche noi gli stessi nemici che sta colpendo il nostro amico, chiaramente, per incrementare ancora di più della gran bombo e i nostri vari attacchi. Ok, prendiamo di Panopla, ascoltiamo un po'. Uno lo fa lui e un altro lo facciamo noi. Come vedete può anche succedere che con un semplice attacco del nostro compagno anche in Panopla il nemico non muoia, dipende anche da quanti punti vita ha e da come si comporta. Andiamo ancora al quintesimo, così lo uccidiamo in fretta. Tanto esplode il Pyrosso da dietro. Ronin è sconfitto. Primo scheletro andato, facciamo l'altro Ronin. Il mastro Ronin per l'esattezza, quindi sempre triangolo per aprire. Schiudiamo lo scheletro normale e si prosegue. Come vedete il gameplay in realtà una volta che ci abbiamo preso la mano è molto molto semplice, un pochino ripetitivo ma comunque divertente. Wescam, disgraziato che non sei altro, mi lasciavi vincere durante gli allenamenti, non è così? Non si arriva da nessuna parte nella vita battendo un re sire. Quindi c'è anche un pochettino di ironia quella che non guasta. Al che arriviamo allo Jotun, quello che io chiamo sempre Golem di Ferro. L'ho sempre chiamato così. Comunque, schivo i suoi colpi, non sprecare le poche opportunità di attaccare. Sembra difficile, in realtà non lo è. Quando lui ci attacca, vedete, hai la flip in testa gialli, colpisce, noi schiviamo alle spalle con una capriola, due combo di quadrato e rigiriamo. In questo caso abbiamo anche la panoplia, ne approfittiamo e lo eliminiamo molto molto in fretta. Ok, siamo anche con ed è stato distrutto completamente. Tu e Wesky non avevate paura? Gli amici ti rendono più coraggioso. Spero di avere degli amici così anch'io. Un giorno. Potrebbero essere più vicini di ciò che pensi. Per l'appunto Gladio, Ignis è poi pronto. Ok. Veniamo qui subito nel ring di Ronin. Ci permettono anche di caricare un po' la combo per chiamare Wescam e un pezzettino di panoplia. Di qui picchiamo alle spalle sempre il nostro avversario, torniamo Wescam e gli diamo anche una mano con una bomba. Nemico sconfitto. Proseguiamo ancora sulla destra e troviamo un cristallo. Tutto questo per un cristallo? Non è un cristallo qualunque, sire. Potremmo avere problemi ben più grandi. Wahahaha! Siete in un mare di guai. Andate, miei piccoli scagnozzi, gettate scompiglio nel mondo e distruggete il regno di Lucis. Anche la terza parte del primo stage è stato completato, quindi anche il primo livello è fatto. Di qui si apre, è una nuova parte del racconto, le terre selvagge. Ma cos'era successo a quel cristallo blu? Era quello che io e Wescam volevamo scoprire. E dov'era volato? Lo avevamo perso di vista nelle piani di Dasche, luoghi che ovviamente già conosciamo. È vero che a Dasche ci sono animali più alti di una casa? Addirittura più alti del nostro castello, ma ad attenderci c'erano creature ancora più strane. Dasche, sentiero, fianco a fianco. Però ragazzuoli, non mi resta altro da dirvi che anche per questo primissimo episodio della nostra serie A King's Tale Final Fantasy XV è tutto, si conclude qui. Io vi ringrazio come sempre per il tempo che mi avete dedicato e spero di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!